Se io penso appunto, diciamo al cinema in senso lato, perché poi non è che stiamo parlando di cinema commerciale o cinema mainstream, insomma, a un prodotto che è un prodotto artistico o insomma audiovisivo, la fruizione di questo prodotto, che è una parola molto brutta, però usiamo lo stesso, deve avvenire comunque in un contesto, cioè avviene o in un contesto individuale sempre di più, perché uno si vede le cose da solo. Oppure si va al cinema, si vedono le cose, eccetera. Quello che manca da anni è un luogo che possa essere un cinema dove non solo hai ogni tanto l'incontro con il regista, ma dove ci sia anche uno spazio dove, se uno vuole, appunto, uno spazio dove socializzi. Milano in questo senso è da anni ormai molto chiusa, nel senso che i luoghi dove vedere delle cose diverse sono molto pochi, parlando proprio di sale cinematografiche. E poi Milano è fatta così, cioè vai a vedere le cose al cinema e poi, se non fa troppo freddo, rimani fuori su marciapiedi in piedi a parlare, però quanto puoi andare avanti, cioè quanti pensieri, quanto piacere puoi produrre, diciamo, in queste condizioni sempre così un po' punitive, che è un po' però lo stile di questa città. Se io so che produco un documentario o un cortometraggio o quello che volete voi, che per mille e un motivi so che non avrà, che molto difficilmente avrà una distribuzione televisiva o cinematografica, eccetera, ma so che esiste una rete, cioè so che esiste degli esercenti alternativi, diamogli il nome giusto. Io magari posso fare un accordo con quegli esercenti fin da subito, no? Per cui dire: ragazzi, vi do il film, ve lo do in anteprima, ovviamente parlandone, facendo. Ci state? Sì, mi garantite 100 euro a proiezione? Sì, quante proiezioni pensate di fare su una roba del genere? 200, ok, 100 per 200 quanto fa? Beh, non diventi ricco, però incominciano a essere delle cifre dove puoi incominciare a dire: ok, parto, no? Ce la posso fare. Manca appunto un luogo che sia un luogo che sia anche cinema, cioè cinema e però anche spazio dove magari uno può far vedere delle cose fuori formato o mettere in scena una lettura o altro. Io sono convinto che il problema della fruizione collettiva dei film è un problema determinante, nel senso, per me non è assolutamente pensabile fare dei film immaginando un auditorio singolo, nel senso che la visione collettiva del cinema produce senso e trasforma il senso del film. Quindi l'idea di vedere il film nel proprio computer o nel proprio televisore, sia pure un'ampia diffusione, a me non interessa per niente. Cioè, io sono estremamente legato, estremamente convinto che la sala cinematografica sia il luogo dove il film assume un senso diverso e si trasforma. Questo percorso di fruizione collettiva, che è stato sistematicamente distrutto in questi anni e che continua ad essere distrutto, perché la sparizione delle sale cinematografiche della città è una delle catastrofi culturali del nostro paese tra le peggiori. Ecco, allora l'idea che si ricostruisca in maniera anche povera, anche indipendente, anche artigianale, anche di bassa qualità, che si ricostruisca la visione collettiva è per me determinante. Se ne parla da millenni di trovare una forma di distribuzione indipendente, cioè non indipendente, scusate, alternativa. Non si è mai riuscito. Non so se non qui non si è mai riuscito da una parte perché non c'è stata la volontà politica, da una parte forse perché noi produttori che siamo quelli più interessati alla distribuzione forse non ci siamo mai messi sul serio a provare a mettere, cioè per assurdo dovremmo essere noi che mettiamo in piedi un circuito del genere, cioè dovremmo essere noi non tanto a metterlo in piedi ma a stimolare a farlo.